Giornata della Memoria 2016, i primi destinatari di tutto questo dovranno essere i giovani. Sì, ai giovani ai quali siamo obbligati ad insegnare e spiegare quello che è successo effettivamente. E piuttosto che una pagina fredda di storia, un capitolo come tanti altri che va così assunto in maniera fredda e distaccata, cercare di far capire l'aspetto profondamente umano e catastrofico di quello che è stata la Shoah. E quindi farli partecipi in tutti i modi. Quindi le iniziative che sono state prese sono di grande spessore, perché comunque sono stati coinvolti quindi i giovani, ma anche istituzioni universitarie, e quindi insomma c'è un bel segnale. Il compito nostro è quello di appunto inculcare in queste persone la gravità di quello che è successo, che purtroppo fare i debiti parallelismi con quanto sta succedendo ora, e quindi fare in modo che anche questi giovani si adoperino in qualche modo perché ciò non avvenga più.